Buonasera, eccoci qui per il 22° anno Astrenne 2019, la festa che la casa editrice Edizioni Croce organizza per gli autori e per la stampa ogni anno. E dicevo eroici i presenti, perché Roma è praticamente paralizzata da una bellissima manifestazione delle sardine a Piazza San Giovanni, sembra abbiano partecipato 1 milione di persone, per cui una manifestazione oceanica. E sì, siamo contenti, però ecco, ci dobbiamo accontentare del nostro parterre sempre nobile, sempre importante e pieno di autori validi e coraggiosi. Invito subito, perché poi ci saranno dei problemi di rientro, quindi Antonio Barracato, che già è accanto a me, e Francesco Billeci, che sono venuti da Palermo per la nostra presentazione. Ciao Francesco! Non abbiamo perso tempo, perché da stamattina abbiamo fatto interviste su interviste e ci siamo dilettati in parole di cultura e affrontato varie tematiche sui romanzi che abbiamo pubblicato. Il Contatore dell'amore è il romanzo che è uscito da poco, scritto da Francesco Billeci. Verità celate è il romanzo che ha scritto Antonio Barracato, sempre per le Edizioni Croce. Io partirei subito con Francesco Billeci. E Il Contatore dell'amore è un romanzo particolare. Un romanzo particolare perché per la prima volta Francesco, che è un noto poeta dialettale siciliano, scrive per il teatro, ma si è dilettato per la prima volta con narrativa erotica, il che per lui era una prima esperienza. Io l'ho incitato, perché avendo letto le prime bozze ho detto, beh, insomma, un lavoro originale, bisogna lavorarci e dare voce anche a questo genere che ultimamente è un po' abbandonato dalla letteratura italiana. Raccontaci qualcosa del libro. Intanto buonasera, io ti ringrazio per avermi invitato qui questa sera. Stamattina abbiamo fatto un bel po' di interviste anche su questo libro, sui tuoi scritti, e per me è stato un grande onore, una grande emozione partecipare a questi incontri. L'arte è importante, la cultura ci fa sentire vivi, la cultura è la salvezza in questo momento di crisi in cui va tutto a rotoli. Soltanto la cultura è la bellezza della vita. Non dico che salverà il mondo, però quasi quasi. Sì. Il Contatore dell'amore è un libro che nasce per caso, anche perché io nasco come giallista. Io ho pubblicato i miei primi libri, a cominciare dal 2000, ne ho pubblicato 22, però di questo genere ancora no. Io ho scritto tantissimi libri, sia libri antimafia per divulgare la cultura della legalità, libri di denuncia per smuovere le coscienze, per dire no alla mafia, commedie teatrali. Qui c'è un mio amico giornalista che ringrazio, fra l'altro. Sono stato, sì, un obiettivo, perché io ho denunciato in tribunale. E quindi mi sono messo contro la mafia, denunciando veramente, non parlandone soltanto nei convegni, ma io ho puntato il dito. E poi ho scritto tantissimi libri, ho raccontato la storia dell'avvocato Giuseppe Lafranca, che è un avvocato che nella nostra Sicilia è stato ucciso dalla mafia perché non ha voluto cedere la terra ai mafiosi, e quindi lo hanno ucciso, anche se aveva denunciato, lo hanno ucciso. E comunque, poesie, commedie teatrali, sceneggiature, io ho fatto di tutto. Poi un giorno, per caso, perché è nato per caso questo libro, io tutti gli anni, come oggi, come domani anzi, che parteciperò a un concorso di poesia a San Giorgio a Cremano, tutti gli anni salgo e partecipo a questo concorso. I primi 5 anni come concorrente vincevo ogni anno, poi quello mi disse non partecipare più perché non può essere. Quindi mi hanno messo in giuria. Ho rivestito da 3 anni, ora rivesto da 3 anni la carica di presidente di giuria.
quindi l'anno scorso, dopo che era finita la manifestazione, mi avviavo verso il porto per prendere la nave a Napoli. Arrivo lì e la nave non è partita per le condizioni meteorologiche e quindi decido di recarmi alla stazione dei treni. Arrivo là, il treno dalle 5 a mezzanotte, e mi metto là seduta ad aspettare, aspetto che passano le ore, fino a quando la stazione dei treni inizia a svuotarsi e si vedono in circolazione brutti visi, e senza avere nulla, diciamo, da criticare ai ragazzi di colore, però c'erano dei brutti visi in giro, ubriaconi, cose. Mentre ero seduto, arriva una ragazza e mi fa: senta lei, ma mi posso sedere accanto a lei? Perché? Perché lei ha una faccia di bonaccione da fidarsi, quindi se mi posso sedere accanto a lei, ci sono dei visi qua e tanta... lei mi ispira fiducia, un senso di protezione. Ma dove va? Dice: a Palermo. Pure io a Palermo. E si siede accanto a me. Iniziano a passare le ore e noi avevamo il treno a mezzanotte, avevamo anche la stessa cuccetta, cioè accanto. Che fai, che non fai, scrivo, lei che fa, e mi fa: ah, ma lei non può scrivere la storia della mia vita. Dice: ma lei che fa? Dice: ora ho un ristorantino e sto andando a trovare mia madre, mi sono sposato, ho messo al mondo due bei bambini, e prima disse che faceva. Dice: la escort. Io facevo la escort, l'ho fatto per bisogno, l'ho fatto per passione, l'ho fatto perché ero innamorata, e quindi se lei vuole io gli racconto tutto. Cioè, come si fa a scrivere un libro qua in 5 ore? Possiamo registrare, abbiamo registrato tutto. Lei ha iniziato a raccontarmi tutta la sua vita, partendo da quando ha preso la patente, e in poche parole lei mi ha raccontato tutte le storie d'amore, tutto quello che faceva per ogni uomo, per filo e per segno, da quando entrava nella stanza fino a quando usciva, tutta la passione completa, descritta in modo particolare, diciamo nei minimi dettagli. E quindi ho scritto questo libro, un libro quindi che si divide a capitoli, ogni capitolo è il nome di un uomo: Giuseppe, Leonardo, Francesco, Rosario, tutti gli uomini che lei si è passata, diciamo, fino a quando poi è andata a finire da un psicanalista e poi lei ha raccontato tutte queste cose. Ho messo nero su bianco, ho scritto il libro. Lei mi ha detto: dice, non dai il mio nome, cambia, fai, dice. Ho scritto tutto e poi l'ho messo nel cassetto, anche perché io di solito i miei scritti li do sempre ai correttori di bozza, ma chi me lo corregge un libro di questo? C'ho qualche amica, ma e niente, l'ho tenuto nel cassetto per qualche... Poi un amico mi fa, dice, c'è un grande editore, dice, di Roma, un certo Fabio, dice, che potrebbe aiutarti. E l'ho contattato. Avevo paura anche a inviarglielo questo file, francamente. Poi, dopo che gliel'ho mandato, lo chiamavo ogni minuto, disse: Fabio, ma ancora non l'ho letto. L'indomani ancora non l'ho letto. Poi forse per pietà l'ha letto, dice, quando questo la smette di telefonare. E mi telefona e mi fa: no, dice, è bellissimo, è un capolavoro sul libro, lo dice sempre tu, io non ne... E dice: no, dobbiamo pubblicarlo, anzi lascia un continuo di qua di là, e mi ha incoraggiato. Non contento, io comunque l'ho mandato al mio amico, ad Antonio Barracato, e a lui è piaciuto. Allora mi fido di loro e ho pubblicato questo libro. È uscito questo libro, un po' mi sono vergognato a pubblicarlo perché non era il mio genere, però ho visto che ad alcuni piace, quindi magari per gli amanti del genere va bene, no?
Ed è questo, questa tutta la storiella, diciamo, di questo contatore dell'amore. Perché contatore dell'amore, secondo voi? Lo lascio pensare a voi, che la donna è un contatore. Ed è tutto, grazie.